cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Si avvicina la 19ª edizione del Festival Cinema Ambiente di Torino, che si terrà dal 31 maggio al 5 giugno in coincidenza con la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Il primo festival italiano totalmente sostenibile quest'anno lo è anche sotto un profilo finanziario, grazie al Comune di Torino e ai tanti sponsor, tutti interessati alla tutela dell'ambiente e coinvolti direttamente. Ad inaugurare le proiezioni sarà l'anteprima italiana di The Menin di Cyril Dion e Mélanie Laurent, visto in Francia da 800.000 persone, una carrellata dei temi ambientali della nostra era. Reduce dal festival dove ha presentato The Neon Demon, Nicolas Winding Refn pensa già al suo prossimo progetto. Sarà il remake del giallo italiano anni 70 Cosa avete fatto a Solange, diretto da Massimo Dallamano nel 1972 con Fabio Testi. Girato a Los Angeles, il film riproporrà la storia in chiave moderna e internazionale. Intanto sono iniziate le riprese del nuovo film dei Manetti Bros. Il titolo provvisorio è Nuno e Napule. Al centro del racconto un boss della Camorra che decide di cambiare vita e tenta in tutti i modi di sparire dalla circolazione con l'aiuto dell'astuta moglie. Allo stesso tempo un'infermiera sognatrice e un temuto sicario sono sospesi tra il loro passato e un incerto futuro. Le loro storie si intrecceranno tra musica, azione, amore e pallottole. Nel cast Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini e Carlo Bucci Rosso. Mentre in Ungheria sono iniziate le riprese del thriller Terminal, diretto dall'esordiente Von Stein, che è anche l'autore della sceneggiatura. Simon Pegg e Mike Myers si aggiungono al cast che era già composto da Margot Robbie, Max Irons e Dexter Fletcher. Il film racconta la storia di due uomini che, assunti da un misterioso datore di lavoro, si lanciano in quella che sembra una missione suicida in cambio di una enorme quantità di denaro. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!